Consigliere Auletta, prego, poi Mancini. Quello che oggi avviene in questo Consiglio pensavo che non avvenisse sinceramente, perché poi le cose che abbiamo sentito oggi e che il Presidente ha consentito che si potessero dire stanno dentro la partita della discussione che avviene. Io lo dico con estrema chiarezza, percorso virtuoso, apertura, non c'è stato nulla di tutto questo dentro questa vicenda. Cioè in questo Consiglio Comunale, parto dal percorso in Commissione, si è detto di no, la maggioranza ha avuto il coraggio di dire: in questo comune associazioni nazionali che vengono ricevute al Parlamento europeo, dentro questo comune non hanno cittadinanza. Noi abbiamo chiesto che venisse ascoltata l'associazione Antigone, società, associazione forse dovete daspare, che pochi giorni fa era a parlare di carcere in Parlamento europeo, ma in comune non va ascoltata. L'ASGI, associazione di noti rivoluzionari, in comune non va ascoltata. Gli studenti universitari, Presidente Scognamiglio, hanno fatto una richiesta di audizione bocciata, e viva l'apertura, che la città discuta di questa sperimentazione. Vergogna! Questa sarebbe la città democratica e progressista del Partito Democratico? Ma un partito che si definisce tale, sindaco, no? Tu facevi le feste dell'unità, ora sei ridotto a fare i DASPO, eh? Non avrebbe avuto paura di confrontarsi, non avrebbe paura di confrontarsi. Sì, te lo dico, perché siamo ridotti a questo, non è la questione, perché le sciate le state facendo voi, le sciate le state facendo voi, nel momento in cui si dice no a un'associazione come Antigo, nel momento in cui si dice no a un'associazione come l'ASGI, qui, come dire, si assumono comportamenti degni della sindaca di Cascina, comportamenti degni della sindaca di Cascina, in cui le posizioni diverse non hanno cittadinanza, qui ve la siete voluta raccontare da soli come vi pareva. Cioè personalità di profilo nazionale e internazionale, non ascoltati in commissione senza nessuna motivazione. C'era fretta, perché il DASPO doveva essere fatto. Ma qual è il percorso democratico di ascolto e di cittadinanza sulle posizioni diverse? Ma voglio dire, il questore è stato chiaro, nel momento in cui viene applicato, noi ovviamente da parte del comune diamo la disponibilità, ma non c'è nessun obbligo di legge. Questo è chiaro, è una scelta. Il sindaco sarà contento, abbiamo il primato di essere il primo capoluogo in Toscana ad aver applicato, aver modificato il regolamento di polizia urbana. Cioè, no, come credo che sia un grande primato, questo bel primato, ci uniamo a tutti i sindaci di centrodestra, leghisti e fascisti di questo paese, no? Da Pordenone, no? Giunta di Pordenone, che non so se vi rendete conto che cosa stanno facendo in questi territori, fino al comune di Siracusa. Cioè tutto il centrodestra in massa sta applicando una legge, la Minniti Orlando, che è una legge da regime fascista. E dico perché da regime fascista, lo dico tranquillamente, assessore Ferrante, mi dispiace, lo sai perché lo dico da regime fascista? Perché pre-costituzione repubblicana. Basta sentire qualsiasi pre-costituzione repubblicana, basta sentire qualsiasi costituzionalista. Io magari guardo i miei costituzionalisti di parte, Zagrebelsky, no? Mi dispiace. Sento costituzionalisti di parte che hanno difeso questa Costituzione, che anche hanno contribuito a scriverla. È più facile dire, uso copio un'espressione loro, è più facile dire gli articoli che non sono violati dalla legge Minniti Orlando che quelli che sono violati, che quelli che sono rispettati. E lo dico anche, visto che c'è una grande sensibilità, perché vedi, i progressisti anni fa avevano una cultura di sensibilità democratica, sindaco. Oggi, quali sono le associazioni sovversive che si oppongono alla Minniti Orlando? Don Armando Zappolini, non accettiamo questa negazione dei diritti, siamo pronti a disobbedire. Questa è stata la dichiarazione sotto il Parlamento il giorno stesso. Lui fa il catechismo e per fortuna, diciamo, insegna e apprende dalle altre culture e dalle altre religioni, caro consigliere Di Stefano. Don Armando Zappolini, sotto il Parlamento, il 13 di aprile, diceva queste cose. Siamo pronti a disobbedire a una legge, che è una negazione di diritti. Filippo Miraglia, l'ARCI, sta dentro la cultura progressista trasversale della sinistra. L'ARCI non è nostro, non è di Rifondazione, non è di Sinistra Italiana, non è del Partito Democratico. Ma dentro quella cultura, dentro quel percorso c'eravamo tutti e l'abbiamo contribuito a costruire. Provvedimento che rincorre la destra securitaria.
Don Ciotti, Libera, schierato in prima fila contro l'applicazione della legge Minniti Orlando. C'è tutto un mondo trasversale, che sta dentro un mondo, ripeto, progressista nel senso più ampio del termine, della cultura dei diritti, non regressiva. Dice questa legge è sbagliata, dice questa legge è incostituzionale. E noi cosa facciamo? Siamo i primi ad applicarla nella maniera più sbagliata possibile. Perché noi siamo usciti, perché io non penso che, ripeto, non ritengo che il sindaco meritasse il nostro rispetto di essere ascoltato, lo dico politicamente, non tanto nel merito, ma per la scelta grave che ha assunto nel continuare a fare questa delibera, perché tu sei il primo cittadino ma sei consigliere comunale, sei anche il primo che dovrebbe avere a cuore non il dato tecnico ma il dato politico del funzionamento e del rapporto tra commissioni e consiglio. La vicenda di Daspo in questa città inizia nel mese di agosto. Il 14 di agosto, dopo i fatti del Duomo, il sindaco via al Daspo urbano al Duomo. Cioè questa vicenda a Pisa subisce un'accelerazione, perché sennò si fa finta di nulla. Ha ragione la consigliera Ghezzani. Cioè questa vicenda dei Daspo parte a Pisa con un'accelerazione rispetto alla questione degli abusivi, virgolette, cioè di coloro che vendono merce contraffatta al Duomo. Questo è l'elemento da cui si parte. Lì vabbè, il sindaco si è limitato, tra virgolette, diciamo, sta a destra ma, come dire, tiene qualche appiglio, si limita al Daspo urbano, perché il patto civico di Veronese invece cosa chiede? I reparti antisommossa al Duomo. Mi sembra una proposta di buon senso. Neanche Fratelli d'Italia e Forza Nuova sono riusciti a proporre i reparti antisommossa al Duomo. Reparti antisommossa, queste sono le dichiarazioni che avvengono. Allora, il 14 agosto è una ferita per la nostra città, perché lì c'è un'accelerazione su un provvedimento sbagliato. E ha ragione la consigliera Ghezzani, il sindaco in tutta la sua relazione tutto ha fatto tranne che dire chi sono i soggetti che vengono colpiti dal Daspo urbano. La relazione del dirigente Stefanelli è chiarissima, purtroppo poi in tutti questi mesi c'è stata una grande propaganda, sembrava che col Daspo urbano si potessero colpire tutti i reati. Lo stesso sindaco il 14 agosto, forse per sbaglio, diceva: chi verrà pescato a spacciare o a rendersi protagonista di risse e furti sarà allontanato dalla città. Forse ancora, diciamo, il sindaco bene la normativa non l'aveva letto, o forse ti hanno travisato in quello che è stato scritto sul... riferito all'applicazione del Daspo urbano, questa qui è la dichiarazione. E su questo c'è stato un fraintendimento, su cui si è costruita una propaganda politica, in cui si è pensato e si è giocato sulla questione dei reati. La realtà è un'altra. Il Daspo urbano che voi andrete ad approvare attiene a 5 condotte illecite. L'impedimento alla fruizione di spazi urbani. Quello che è successo l'altro giorno a Bologna. 10 barboni che stavano a dormire davanti sotto i porticati della stazione e che la polizia municipale è andata lì a fare un Daspo. Questo è avvenuto. Anche lì ovviamente il buonsenso e il decoro, magari sono andati con le loro masserizie, così come si leggeva nella nota del comune di Bologna, erano con le masserizie e i loro sacchi a pelo, magari sono andati a dormire 30 metri più in là dove il Daspo non c'era, fuori da quella linea. L'ubriachezza. Il comandante ci ha raccontato che 2 Daspo sono stati fatti, non dalla polizia municipale, a 2 persone in stato di alterazione dovute all'ebbrezza. Credo che l'abbia fatto mi corregga se sbaglio, dalla Polfer mi sembra che furono fatti, no? Oh, mi sembra un grande risultato, un grandissimo risultato. Peccato che queste persone dentro la questione dei servizi sociali non c'erano in alcun modo, però un bel Daspo mi sembra lo strumento utile, perché così anziché essere ubriachi, come dire, nelle loro condizioni alla stazione, magari lo sono a San Giusto, a San Marco, in qualche posto dove non li vede nessuno, a rischio della loro incolumità. O atti contrari alla pubblica decenza, anche questo mi sembra un tema, come dire, fondamentale. L'unica cosa che sono d'accordo con Di Stefano è chi urina per strada viene educato, questo è un elemento fondamentale di educazione, e si mettono più bagni. Non mi sembra che il Daspo sia uno strumento di particolare intelligenza. Il commercio abusivo e l'attività dei parcheggiatori abusivi, quello è il nodo su cui si gioca la partita. Su questo voi state facendo la rincorsa a destra. Su questo lo state facendo. Noi perché oggi col consigliere Ricci mettiamo questa maglietta? Perché è il primo prodotto di un marchio che viene proposto dai ragazzi senegalesi per uscire da quel meccanismo. Questa è la proposta che è stata lanciata pubblicamente e che noi vogliamo sostenere e che non è compatibile col percorso repressivo che voi fate. Abusi solo di nome, una grande presa in giro a tutti quanti noi, a chi conduce delle politiche sbagliate e che invece ironizza su questa dimensione per avviare dei percorsi di uscita.
Un anno fa è stata fatta all'assessore Ferranti, al sindaco, alla comunità senegalese la richiesta di incontro su questo argomento. Non si è stati degnati neanche di una risposta, neanche di una risposta. È arrivata a tutti, noi l'abbiamo indirizzata al sindaco, all'assessore Ferrante, ai componenti della giunta, al presidente del Torto, tanto che la conferenza dei capigruppi li ha ricevuti. Come? Sulla questione del commercio ambulante. Sulla questione del commercio ambulante. Eh? No, del commercio ambulante, del commercio ambulante. Sono operatori del commercio e voglio parlare di commercio. È possibile? Noi li abbiamo ricevuti in conferenza dei capigruppo. E io ringrazio tutte le forze che hanno accolto quell'audizione, perché penso che sia stata utile. E l'hanno accolto, come dire, anche le forze di centrodestra, che su questa cosa ha detto quantomeno ascoltiamo, capiamo i percorsi, capiamo i... Invece questa roba è tutta fatta dentro e con un unico obiettivo: colpire chi oggi è marginale e povero. Punto. Non c'è altro, consigliere Rafichi, consigliere dell'Uomo d'Arme. La sperimentazione, sì, la sperimentazione umana. Voi state facendo un po' una sperimentazione umana. Vediamo come va sull'umanità in questi 3 mesi e poi cerchiamo di capire. Ma si scherza davvero? Io capisco, perché oggi quello che avviene, poi se ne ragionerà nella dichiarazione di voto, quando una forza di maggioranza vota contro una delibera presentata dal sindaco, un problema politico forse c'è nella maggioranza, no? Poi se ne ragionerà sugli effetti politici. Ma non si può giocare sulla dimensione politica, sulla pelle delle persone, perché questo sta avvenendo in questa città. Qui è una grande corsa a destra, è una grande corsa a destra. Incredibile il Movimento 5 Stelle, vergogna, incredibile. La roba di Piazza dei Cavalieri, cioè a livello nazionale fate la demagogia contro il PD, a livello locale siete a destra, più a destra del PD. Il centrodestra uguale. Voi state aprendo, ha ragione la consigliera Ghizzani, una grande corsa nella campagna elettorale per chi sarà più a destra. Qui è una grande rincorsa. La rincorsa è stata a chi mette più strade, non all'applicabilità. Lo stesso sindaco l'ha detto, ma bisognerà vedere come va. Non sappiamo se lo possiamo applicare. Il comandante della Polizia Municipale, ad oggi, quali garanzie dà rispetto al personale e alla sua applicazione? Cosa diceva l'avvocato Callaioli, è un'iniziativa pubblica che abbiamo fatto. Cosa andrete, con un taccuino per le multe e un taccuino per i DASPO? Cioè la responsabilità individuale che si mette a carico del personale, senza nessuna formazione, è elevatissima. La Polizia Municipale avrebbe bisogno non di questi interventi spot che spostano l'attenzione e le competenze, avrebbe bisogno di ben altro. E la cosa ancora più grave, e su questo voglio insistere, è che si sta mistificando l'obiettivo del Dasto Urbano, e non sono i giornali, non è la comunicazione pubblica, è quello che il Partito Democratico sta facendo in questa città a livello locale e a livello nazionale. Si sta mistificando, ed è una responsabilità, ripeto, gravissima dal punto di vista culturale. Io, ripeto, vi invito a fermarvi. Non è una sconfitta politica, sindaco, fermarsi sull'applicazione del Dasto. È una scelta di buon senso e di saggezza. Di saggezza, distinguiamoci dalla rincorsa a destra che c'è in tutti i peggiori comuni dove le applicazioni del DASPO sono terrificanti. Perché tu ti devi porre il problema di chi ci sarà dopo di te. Perché se chi ci sarà dopo di te interpreterà la breccia che tu hai aperto in senso ancora più estensivo, questa città non sappiamo in che mani finirà. Io lo voglio dire su questo, voglio essere molto chiaro. Voi state aprendo una voragine da cui poi si va verso il baratro su questo provvedimento. Io vi invito a fermarvi, vi invito a distinguervi, vi invito a seguire quell'insegnamento e quelle parole di Don Armando Zoppolini. Siamo disposti a disobbedire. Io non ti dico di fare un ricorso contro la legge Minniti Orlando, quello lo faremo noi contro la costituzionalità, ma non è essere il comune capofila in Toscana per l'applicazione di questa roba qui. Veramente ve lo chiedo. Perché stiamo entrando in un settore di discrezionalità pericolosissima. A me dispiace, quando il questore dice vedremo il buon senso per l'applicazione, non funziona così. Cosa si demanda? Al singolo poliziotto la scelta se quella è una situazione necessaria o non necessaria del DASPO? Cioè il sistema dei diritti funziona sulla possibilità delle garanzie. Ad oggi chi viene colpito dal DASPO è assolutamente fuori da quel sistema di garanzie. Questo è un grande, trucco che sta dentro la legge Minniti. No? Non sono reati penali ma diventano reati amministrativi. Si fanno le multe e gli allontanamenti. Poi gli allontanamenti, comandante Stefanelli, saranno allontanamenti coatti? Se uno si ripresenta cosa si fa? Lo prendete a braccio e lo portate 20 metri più avanti? Cioè la materia è di una delicatezza, che non si può gestire in questa maniera, perché bisogna dare conto, a una campagna elettorale che già di per sé, lo sto dicendo, è veramente velenosa.
è che se si gioca in questa città sul tema della sicurezza, rischia veramente di una falsa sicurezza. Perché non è questa la sicurezza di cui stiamo parlando, non è la lotta allo spaccio, su cui vuoi dire, sì, noi abbiamo opinioni tanto diverse, su tanto. Però sulla questione dello spaccio, in questi due mesi, mi sembra che abbiamo trovato dei punti di incontro rispetto alla necessità di riattivazione dei servizi sociali di grande importanza, che io voglio valorizzare nella discussione che facciamo, ma tutto questo non c'entra nulla con quello con cui si sta approvando. Non c'entra assolutamente niente. Io veramente lo chiedo perché, quindi è un punto di non ritorno il voto di oggi. Questo di oggi è un punto di non ritorno. Il problema è il decoro? Ma cosa si intende per decoro? Sul termine decoro c'è una discrezionalità di che cosa esso possa essere. Che uno dorme su una panchina? Dormire su una panchina come il sindaco ha fatto nell'ordinanza davanti alla stazione è contro il decoro? Per me non lo è contro il decoro. Forse va visto perché quella persona dorme su quella panchina. Il problema non è proibirglielo, ma il problema è intervenire perché ciò non avvenga o perché se avviene possa essere risolto. Ma io di questo oggi stiamo parlando. Il problema è chi mendica? Il problema è chi chiede un aiuto? Chi si siede un gradino per riposarsi? Oppure il problema, che sicuramente è un problema, che la mattina quando uno esce di casa magari trova la siringa sporca di sangue, è un problema, non è un problema di sicurezza, è un problema sociale che dobbiamo riuscire ad affrontare. Io, come dire, faccio veramente questo invito che so che rimarrà inascoltato, ma per noi è un punto di rimente. Qui si gioca la democrazia. Ci hanno detto siete i soliti della sinistra che parlano di leggi liberticide. No, noi siamo affezionati alla Costituzione. Articolo 13. Questo, il DASP urbano è una violazione dell'articolo 13. Io vi ricordo, e chiudo su questa cosa, l'elemento progressivo in cui la libertà personale è un valore fondamentale. E voi state semplicemente cercando di mettere sotto il tappeto e nelle periferie problemi sociali che non siete capaci di affrontare. E non è la soluzione.